partita. Conosci il Movimento 5 Stelle? No. Di Beppe Grillo? Mai sentito parlare? No. Che è un movimento di giovani che parla del web, che parla dei nuovi diritti. Quello lì? Sì. No. Quanti anni è? 19. Vai a votare? Sì. Però non vai, non voti nessuno, non ci vai a votare. Sì, ci vado, ma non so cosa sia quello. Quindi insomma, però vai a votare. Sì. Va bene. Ti consiglio di votare per la prossima volta, di considerare un nuovo voto. Va bene. Sono di Roma, però non sono di Ravenna. A te, di Ravenna. Cosa pensi della lista 5 Stelle? Meravigliosa. Sono veramente soddisfatta di Beppe Grillo. Io sarei anche più guerrigliera, purtroppo è brutto dirlo, però ci costringono ad essere così. Anche le persone più civili del mondo si stanno stancando e io direi che forse è il caso di cambiare le cose, altrimenti veramente arriveremo ad essere come l'Egitto o come la Tunisia, perché le persone si stanno stancando. E cosa pensate della lista 5 Stelle? È lui quello politicizzato, io non sono capace di esprimere. Ma lei prima faceva un discorso bellissimo. A me piace piace l'alternativa, mi piace la lotta, mi piace la grinta, e qua se non si tira fuori queste cose qui non si va avanti, secondo me. E questa è una valida alternativa, è un movimento da appoggiare, secondo me. Una novità. Ci siamo stufati delle lottizzazioni, ci siamo stufati delle solite facce, e bisogna rinnovare. È sicuramente, una cosa interessante, soprattutto in posti come il nostro, dove da 50 anni e oltre si è radicalizzato, metropolizzato un sistema di potere monopartitico, per cui è una cosa sicuramente interessante. Poi non sempre, perlomeno io sono d'accordo su alcuni aspetti radicali, ecco, di Grillo, ecco, non, pur condividendone in buona parte, perché vengo un po' anche dal mondo ambientalista, quindi tante cose sono sicuramente fanno parte di me, ecco. Però non sempre il suo radicalismo mi convince, ecco, cioè, penso che sia anche necessario incontrare un punto d'incontro, una mediazione. Cosa ne pensi del Movimento 5 Stelle? Per quel che conosco mi piace, però lo conosco così. Si deve informare da lui. Infatti, me lo stavano dicendo, stavo parlando. Che è arrabbiata per l'asilo, vero? Sì, cambiano le rette da settembre, da questo capito. Adesso io pago i pasti, se ci sono li pago, se non c'è il bambino io non li pago i pasti. Invece se ho capito bene, ancora non sono sicura al 100%, ma se ho capito bene vogliono mettere la retta. Sempre. Fissa? No, c'è uno sconto se non ci sei più di 15 giorni. È difficile che un bambino non vada all'asilo materno, parliamo di asili materni, più di 15 giorni. Lui ha avuto l'influenza adesso, ha perso una settimana. Se perde una settimana paghi preciso. E le rette sono in base all'ISE, sto famoso ISE, che però non viene controllato. Ah, non viene controllato. Che sappia io, prendono tipo campione, no? Fanno sti sorteggi e controllano un 5%. Secondo voi invece la cosa migliore da fare quale sarebbe? Ah no, a me mi sta bene anche pagare la retta così, però li controllano tutti l'ISE. Perché c'è la metà della gente che magari ti dice, l'ISE io vado dal tipo e gli dico delle sciocchezze, e tanto sappiamo benissimo che non vengono controllati tutti, almeno se no ci provano, io non lo so. C'è della gente che secondo me paga poco, ma ne ha molti di più. Voi lo sapete cos'è il Movimento 5 Stelle? Sì, io sono iscritto. Ah, sei iscritto al meetup? Sì, sul sito. Qui a Ravenna? No, sono iscritto sul sito italiano in generale, però qui a Ravenna non lo so, perché fino a 2 giorni fa pensavo che era tutto un movimento, mi hanno detto che si è diviso qui a Ravenna, è possibile? Sì. Ma no, non si è diviso il movimento, si è staccato, una parte, perché non sono grillini. Voi siete soddisfatti delle campagne che ascoltate, che vedete, di quello che facciamo in giro, così? Delle campagne del Movimento 5 Stelle? Che sinceramente, a parte aver parlato la settimana scorsa, mi pare, con un componente,
non l'avevo mai sentito, quindi non potrei neanche giudicare. È colpa nostra che non siamo abbastanza presenti allora. Beh, può essere. Altri partiti li avevo già sentiti, effettivamente. Bene, grazie. Meglio. Del Movimento 5 Stelle. Lo conosci? Sì, so che è legato a Grillo, so che è un movimento politico apartitico e con liste civiche, quindi dovreste fare bene. Sì. Avete visto che donne che girano a Ravenna? Sembrano, ma... La carta degli intenti con i principi fondanti e questo con un po' di nostre proposte. D'accordo, grazie. Posso fare un'intervista, due parole? Cosa pensa del Movimento 5 Stelle e che consiglio ci dà? Ah, di tener duro, perché con quello che c'è a Roma non so quanto sarà facile andare avanti per voi. Io credo più a voi che a loro. Io sono molto stanca e delusa in generale di quello che c'è adesso. Spero che sia qualcosa di vero per il futuro questo partito. Il consiglio l'ha già dato lui, mio marito. Lei cosa ne pensa del Movimento 5 Stelle? Lei l'ha votato. Io l'ho votato, io spero. Sarà bene, spero che si riesca a fare qualcosa.